Mirella Slidoro è nata il 13 luglio 1964 a Tavrisano, Lecce, da una modesta famiglia di contadini. Terzogenita di 5 figli, ha vissuto la sua fanciullezza serenamente, guidata e sorretta dall'amore dei suoi genitori, specialmente della madre, ed educata cristianamente dagli stessi e dai padrini, che da sempre le sono stati vicini. A soli 9 anni iniziò il suo lento martirio di giovane ammalata. Presso l'ospedale di Brindisi, i sanitari riuscirono a diagnosticare, mediante la TAC del cranio, un processo espansivo interessante alla parete interiore e media del terzo ventricolo. In seguito a tale referto, fu trasferita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si procedette all'intervento il 28 settembre 1979. Fu praticata una craniotomia frontotemporale con esplorazione della zona endocranica e biopsia di una grossa neoformazione situata nella regione ottico-chiasmatica. All'esame istologico risultò essere un tumore congenito. L'intervento fu eseguito con la speranza di una completa asportazione della massa, che invece risultò impossibile effettuare, data l'estensione della stessa, e la sede delicata per cui l'intervento fu solo esplorativo e diagnostico. Intanto Mirella si aggravò e subito dopo l'intervento perse la vista ed entrò in coma. I sanitari le dettero qualche mese di vita. Ecco una sua testimonianza. Mi chiamo Slidoro Mirella, ho 18 anni, ma ne dimostro 9. Da 3 anni ho subito un intervento alla testa che mi ha rovinato la vista. Ora sto sempre a letto e vivo con la fede in Dio, che è diventata l'unica ragione della mia vita. All'età di 9 anni il Signore mi ha affidato una missione particolare, quella della sofferenza e del dolore. Le sofferenze aumentano giorno dopo giorno e i miei genitori cercano di porre rimedio a tanto soffrire, ma nessuno mi ha capito. Cerchi di trovare la consolazione nel Signore che diventò per me il mio padre fedele, il mio consolatore, che mi diede la forza di affrontare meravigliosamente i miei piccoli doveri, la scuola, lo studio. All'età di 14 anni, il 28 settembre 1979, fui sottoposta all'intervento chirurgico, dal quale ne uscii non vedente. Ma fu in quel buio che incominciai a vedere. Non era la luce del mondo, ma quella di Dio. Fu per me quella la chiamata decisiva alla croce. Mi svegliai il 2 maggio 1982. Mi sentii come una bambina appena nata. Il Signore mi aiutò ad apprezzare e stimare la croce e capii che quello era per me il più bel regalo. Accettai il dolore e lo amai tanto da desiderarlo. Capii che il Signore aveva bisogno di anime. Anime disposte ad immolarsi per la salvezza dell'umanità. Molti erano i sofferenti che la cercavano o la chiamavano per telefono per avere conforto, consiglio e il sostegno della sua preghiera. Trattava tutti con dolcezza e infondeva serenità, nonostante le sue indicibili sofferenze. Tra le mani teneva costantemente intrecciata la corona del rosario. Pregava giorno e notte, perché un'insonnia quasi continua le dava la possibilità di intercedere per tutti. Nel 1998, a causa di intensi dolori, fu costretta a ricoverarsi a San Giovanni Rotondo, nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. I sanitari non poterono far nulla. Si ricoverò nell'ospedale di Tricase il 27 settembre 1999. Stava molto male. Cosciente, rispondeva a stento. 4 giorni dopo entrò in un coma irreversibile e la mattina del 4 ottobre 1999 si spense con tanta pace, come un uccellino, disse il medico che l'assisteva. Ci rimane il suo testamento evangelico: vivere per dare, morire per ricevere. E la certezza che dal paradiso Mirella prega ancora e intercede per tutti. La serva di Dio riposa nella chiesa parrocchiale Santi Martiri, Giovanni Battista e Maria Goretti, in Tavrisano.